Mirella Brunori nasce a Montalto di Castro, Viterbo, il 12 marzo 1935. Nel 1973 conosce Franco Grigiotti e nel 1976 lo sposa. Dopo una vita piena d'amore, questo sembra interrompersi nel piano fisico al trapasso di Mirella che avviene il 23 febbraio 1997. Abbiamo detto nel piano fisico perché il rapporto tra Mirella e Franco è continuato meravigliosamente grazie a quello che abbiamo poi chiamato il caso Mirella. È stato un lungo colloquio spirituale tra moglie e marito che si è materializzato attraverso il famoso studio di metafonia di Marcello Bacci a Grosseto. Tutto combacia e si fonde. Molte registrazioni tratte dai libri di Franco sono state pubblicate nel corso degli anni nel sito di Evolvenza YouTube con il titolo Il caso Mirella e sotto la voce Metafonia. Noi crediamo che il lungo colloquio metafonico tra Mirella e Franco, che per noi ha la potenza di un miracolo, sia stato possibile grazie al grande amore di Mirella e di Franco e alla grande fede che Franco ha sviluppato nel piano fisico. Noi crediamo infatti che il miracolo non abbia nulla a che fare con la mente, ma solo con la fede, cioè con la coscienza. Ciò che aveva fatto mi appena, come dico, è un fondamento. Ciò che ha fatto Mirella è unico. Unico, come dico a Franco, come ma dico a Franco. t'ha sentito parlare. Sì. Non ha detto una parola. Grazie Alessandro, hai ripreso il discorso che avevi interrotto. Ti ringrazio, tutti, sei sempre di parola. Hai sentito? A far caponare la 2 di pelle. febbraio, Lasciatevi penetrare che sono sempre per la presenza dello spirito. Ora avevo capito bene io. La presenza dello spirito. Sì, sono qui. Vorrei qualche chiarimento se fosse possibile. Per quello che mi sta accadendo. L'anima che lo cerca, la luce per manifestare la sua presenza. Presenza. Grazie, grazie. Poi ha detto delle cose, ora si riascoltano.